Un festosissimo e spumeggiantissimo, ciao a tutti quanti voi. Cocco, s'il vous plaît, se squilla il telefono, suona il citofono, tu non mi telefonare, visto che sei in casa per aspettare di dirmi, ci puoi pensare tu? Grazie. Anche se sono alla porta. Ok? Vediamo se riesco a fare questo video. Allora, qualche giorno fa condivisi con alcuni di voi il fatto che io avevo irrimediabilmente e stranamente per la prima volta nella mia vita i capelli grassi. Come ho risolto il problema? Voi mi avete dato 2000 consigli, quindi io a un certo punto, per disperata e così come proprio, cioè come soluzione di ripiego, ho comprato una mattina così al volo e correndo questo shampoo qua che ho mostrato 2 settimane fa, due, tre, boh, ma non ricordo più. Comunque, ho mostrato questo shampoo. Alcuni di voi mi hanno detto è fantasmagorico, altri mi hanno detto stai attenta a cagare. Allora, la prima volta che l'ho utilizzato, effettivamente mi ha risolto in una sola mossa il problema, nel senso che i capelli non mi sono più diventati grassi, soltanto che, come tante di voi mi suggerivano, è molto aggressivo. Molto aggressivo. Ergo, la seconda volta che l'ho usato l'ho molto diluito e ha fatto lo stesso suo sporco lavoro. Ma facendo un passo indietro, perché a me sono diventati i capelli grassi? Ora io vi elenco una serie di motivi per cui io credo che mi siano diventati i capelli grassi. Senza ombra di dubbio, uno, è cambiato il tempo. Quindi io credo che sia questo, anche se io non ho mai avuto i capelli grassi. Quindi cambiamo lo stronzire. Quindi credo il cambiamento del tempo. Non lo so, mai avuto i capelli grassi in vita mia, non lo so, deduco che sia questo. Ma soprattutto, fondamentalmente, io credo che mi abbia fatto venire i capelli grassi questo. Il decantato è stramato dalla popolazione femminile Splendor, balsamo al cocco. Io so Splendor, l'ho comprato, costa una miseria, tipo 1 euro, 1,10 euro, una cosa del genere. Effettivamente lì per lì all'inizio mi strapiaceva, tant'è che ho fatto il co-wash, lo usavo come impacco. Ragazzi, è una cosa spettacolare. C'è da dire pure che quest'estate facevo lo shampoo una volta al giorno. A me i capelli grassi sono venuti qualche settimana fa, in cui io già avevo allentato ufficialmente l'uso di questo balsamo, ma i capelli mi sono diventati veramente belli impastati. Ho provato con il limone, lì a scuola avevo una compagna, io non so se è dalle, io credo di avere delle ex compagne che mi seguono di scuola. Avevo una compagna, poveraccia, questa qua aveva i capelli, ma talmente tanto grassi che proprio le si vedeva la cute, cioè le diventavano grassi e le si faceva così, cioè aveva i ciuffetti così, cioè, non so spiegare, cioè, le si vedeva la cute perché le si facevano i ciuffetti. E poverina, io vi dico, giustamente lei aveva tutti i motivi in questo mondo per lamentarsi, perché immaginate a 16 anni avere i capelli molto grassi, io credo che sia una tragedia. Quindi io mi vantavo del fatto che con le orecchie, le gengive, i denti e le unghie, i capelli fossero l'unica cosa che non comprendessero grasso nel mio corpo e invece no, mi sono diventati grassi anche quelli. Ora, oggettivamente, con lo shampoo me li ha riequilibrati. Sto tenendo molto alla larga questo balsamo, che è addirittura di arrivo, vi devo dire la verità. È proprio addirittura di arrivo, però lo metterò da parte perché non mi sta bene avere un risultato del genere. Credo anche, qui sono in bagno, lo prendo mentre parlo con voi. Credo anche che uno dei fattori che hanno scatenato questa lurduria, lurduria palermitana, questa schifezza nei miei capelli sia stato il fatto che io abbia fatto un paio di volte un impacco con questa, che è l'olio di mandorle dolci. Me l'avete consigliato, l'ho letto in alcuni blog, ho visto dei video che parlavano proprio di questo perché mi sono ritrovata con quest'olio di mandorle dolci e non so che cavolaccio farmene di questo coso qua. Quindi l'ho messo sulle punte, ho bagnato i capelli. Ah, scade nel 2012, vabbè. Vediamo se ci arriva il 2012 questo coso. Allora, niente, avevo letto tantissime cose su come utilizzare questo olio di mandorle dolci qua. A me le sostanze oleose in generale, proprio in generale, vi dico, non mi piacciono, quindi non intendevo usarlo dopo la doccia, non intendevo usarlo. Ho letto, impacco per capelli, per cui inumidisco i capelli, lo mettevo nelle punte dei capelli, non in tutti i capelli perché sennò si creava uno schifo, e poi lavavo e sgrassavo molto bene, ma
per dire effetto l'ho visto, però l'ho visto in abbinata a... Sto prendendo, che sono sempre in bagno. Questo che è l'olio di ricino. Quello che rimane dell'olio di ricino. Che vi devo dire che invece è un ottimo prodotto. Soltanto che... Io ho fatto questo impacco un paio di volte, nell'arco di 3 mesi, perché non si può fare sempre. Ragazze, sostanza, in sintesi, mi sono diventati i capelli grassi. Vi ripeto, secondo me sono state diverse cose, che hanno sconvolto questi capelli. Ho risolto con questo shampoo, già dalla prima volta, l'ho usato la seconda volta e ho visto che è troppo aggressivo, anche se è diluitissimo, è veramente troppo troppo aggressivo. Avevo paura di ottenere l'effetto opposto, vale a dire mi sgrassava i capelli, quindi mi ha riequilibrato i capelli, però poi mi diventava la cute secca e correvo il rischio di avere la forfora. Siccome io già la forfora l'ho avuta una volta a 15 anni, 15, no, io ero al secondo, quindi io ho 14 anni e ho il fidanzatino pure, non me lo ricordo. Un bel ragazzo, ragazza, c'è il mio primo fidanzatino, io l'ho intravisto ultimamente. Mi frizzo. Comunque, niente, vi dicevo, niente, in sostanza ho avuto la forfora a 15 anni, a 14 anni, è stata un'esperienza particolarmente traumatizzante della mia vita. Ho usato il Clear, che ai tempi aveva la vecchia bottiglia, che ora ha la bottiglia tutta stilizzata, e ha risolto il problema. Quindi non volevo avere la forfora, perché mi ci mancava di avere la forfora e poi niente, comunque, per fortuna, sono riuscita a arginare il problema. Quindi io questo shampoo qua ve lo consiglio, ma diluitissimo, veramente diluitissimo. Ora, io vi faccio un esempio, lo shampoo io l'ho fatto 3 giorni fa. Ho comprato uno shampoo, io ho comprato questo shampoo, vi racconto l'aneddoto, tanto ho soltanto 6 minuti di video, quindi siccome devo arrivare a 20, perché ormai faccio solo 20 minuti di video. L'avete presente quando si è proprio alla fine di una lunghissima giornata di lavoro? Quando siete proprio stanche, stanche, non connettete proprio. Mio marito, io ho detto: senti, fai una cosa, lasciami un attimo qua da Limoni, scendo, compro lo shampoo, tu gli fai il giro, lui doveva fare delle cose e mi viene a prendere. Così è andato. Sono entrata da Limoni, guardavo inespressiva e soprattutto senza cognizione di causa questa ondata di shampoo che avevano loro messe là. A un certo punto, non so benissimo il perché, ve lo dico molto sinceramente, ho comprato una cosa, sono tornata a casa, le uscite dalla borsa e dice: ma che cosa ho comprato? Me lo sono autodetta, ma che cosa ho comprato? Perché io in passato mi sono ampiamente lamentata di questa marca, che però vi devo dire mi sta stupendo. Ecco, nella fattispecie ho preso questo shampoo dall'Herbal Essence, l'ho comprato. Manco l'offerta era, pensate. Questo è morbidi e setosi, morbidezza irresistibile, estratti di perle e mandarina, addirittura le perle, ecco. Capelli secchi, danneggiati e crespi, giusto perché io venivo dai capelli grassi, ho comprato uno shampoo ristrutturante, ecco. Allora, aiuta i capelli a liberare la brillantezza naturale dei tuoi capelli. Aiuta? Vabbè, comunque. Vai oltre, dopo lo shampoo prova il balsamo morbidi e setosi per una protezione extra, aiuta a rendere i tuoi capelli irresistibilmente morbidi come la seta. Come usarmi? Applicami e massaggiami dolcemente fino a ottenere una schiuma cremosa, risciacqua e ripeti per una morbidezza rossa. Allora, devo essere sincera, io non so se si nota che già l'ho mosso e quindi si sembra di più. Io ho fatto lo shampoo 2 volte con questo shampoo qua. Vi devo dire la verità, è strabello, è fantastico. Io non ci avrei scommesso un soldo e non so neanche io perché l'ho comprato. Sono sincera, io l'ho preso, ho preso uno shampoo a un certo punto. Quello che mi stupisce è che nella mia eterna incoerenza ho comprato pure un'altra cosa, sempre dalla stessa linea, dello stesso colore. Io l'ho preso in automatico, ve lo giuro, ragazzi, è andata così. Io ero distrutta perché in tutto questo tipo Limoni stava chiudendo, io ero stanca, dovevo tornare a casa, dovevo cucinare. Cioè, ero. L'avete visto quando arrivato a un certo orario della giornata, le cose si fanno in automatico, tipo i cavalli che stanno alla strada. Esatto, io guardate, ci sono momenti in cui faccio la strada per tornare a casa come i cavalli. Ho comprato della stessa linea Herbal Essence, di cui vi ripeto, mi sono lamentata abbondantemente per tanto tempo. Morbidi e setosi, siero, morbidezza irresistibile, uso quotidiano. Che è questo qui. Ora, io vi devo dire una cosa.
Io lo so che questi sono prodotti altamente criticabili, lo so perché ne ho sentito dire di tutti i colori su Herbal Essence e io stessa ho parlato male di Herbal Essence e io stessa mi chiedo, ma perché ho comprato sti cosi? Non lo so. Però guardate che inconsciamente, e ora appena finisco di dire queste cose vi racconto il sogno dello spirito guida per farvi capire che cosa succede, che processi mentali ci sono. Ho preso questi due che sono una gran figata, sono spettacolari. Io ve li consiglio. Costano 3 euro l'uno, 3 euro 2 qualcosa, insomma, attorno ai 3 euro tutti e due. Io non ho parole. Ho fatto lo shampoo 3 giorni fa, ho i capelli ancora puliti, ho i capelli ancora profumati, ma proprio profumatissimi. Sono belli morbidi, lisci. Tra l'altro, vi ricordate che a settembre ho tagliato i capelli e avevo il ciuffettino corto? Ecco, guardate a che punto siamo arrivati col ciuffo. Quindi, perché a me crescono molto velocemente i capelli, non ci trovo mai soddisfazione a fare certi tagli ai capelli perché per come me li fanno dopo 2 settimane non ci sono più. Comunque, vi do un consiglio. Se non badate a certe cose, che io so che mi sto beccando tipo 50 pollici in giù una volta sola facendo vedere Herbal Essence. Vi consiglio di comprare questo. Se non volete prendere shampoo e balsamo, che comunque ne vale la pena perché mentre facevo lo shampoo io sentivo i capelli morbidissimi. Mentre facevo lo shampoo, balsamo non l'ho preso perché ho detto se non mi piace che faccio? Poi mi rimane il balsamo qua perché il balsamo impiego più tempo a finirlo quindi non l'ho voluto prendere. Comunque, questo qua è spettacolare. Mentre lavavo i capelli, guardate, io già li sentivo morbidi. Veramente, veramente morbidi e fanno profumo a lungo. Quello che mi ha veramente piacevolmente stupito è questo qui, questo siero qui. Vi leggo cosa c'è scritto nel siero. Ah no. Sono alla tua difesa quotidiana dai fastidi del crasp. Nutro, ammorbidisco, estendo i tuoi capelli così che non gli venga in mente di fare di testa propria. No, ragazze, ma voi avete capito che c'è scritto. Io voglio conoscere chi scrive questi testi, vorrei conoscere pure quello che scrive i testi della Lush, del sito Lush, quel sito soft porno di Lush. Va bene, comunque si mette prima di asciugare i capelli, oppure cioè, o con i capelli umidi o con i capelli asciutti. Vi devo dire, effettivamente ne stravale la pena, fa un ottimo profumo. Di mandarino non ha un bel cavolo di niente, secondo me il colore che si avvicina vagamente al mandarino, di naturale neanche, credo proprio, però ne vale la pena, cioè, se siete come me che non guardate certe cose, non guardate Inci, perché è buono che li scrivono, non li so leggere, quindi questo è spettacolare, questo è veramente, veramente spettacolare. Vi racconto la cosa dell'aquila, del mio spirito guida. Tempo fa comprai una pendrive. Mi serviva al lavoro, quindi ancora io lavoravo in ufficio. Sono andata in un noto negozio di elettronica palermitano e comprare una pendrive spendendo 30 euro. Io sto parlando di circa 3 anni fa. No, io ancora non ero sposata. Beh, diciamo 3 anni fa. Ho comprato questa pendrive e l'indomani che mi serviva la pendrive in ufficio, sta pendrive non funzionava, per cui ho passato la giornata a attaccarla sia al mio computer che al computer degli altri, perché io avevo da poco Vista, quindi Vista non era compatibile con certe cose, quindi ero messa che proprio me la c'è incavolata da fare paura perché non mi funziona. Dimentico la pendrive in ufficio perché volevo andare a reclamare in questo famoso negozio palermitano questo acquisto di 30 euro che non andava. Di notte la mia mente ha elaborato un pensiero e ho sognato una cosa. Mi trovavo a Villa Trabia, che è un giardino che frequento molto spesso perché porto Lois a giocare. Villa Trabia è proprio al centro di Palermo, cioè ci sono spazi per i cani, spazi per i bambini, spazi per cani e bambini e spazi per bambini cani, ecco. Niente, ho sognato di essere in questa Villa Trabia. Si creava un mulinello di terra lì e usciva fuori uno sciamano fatto di luce azzurra, avvolto da luce dorata, che mi diceva Annalisa, e io mi inginocchiavo, oh mio Dio, chi sei tu? Sono io, sono Aquila Dorata, sono il tuo spirito guida. E io, dimmi, illuminami. Mi diceva, mi mandava un messaggio, ve lo giuro ragazzi, cioè l'ho sognato veramente. Nel mio sogno, il mio sciamano mi diceva: Hai provato a spostare la levetta su on? Benissimo, ragazze. Io l'indomani mi sono vergognata con me stessa. Sono arrivata in ufficio. Avete presente? Le pendrive vanno on, off e piccolino. Bisogna allargare un attach Ok, ho messo on. E la pendrive mi è misteriosamente ripartita. Quindi, ecco, quando.
a mio discolpa dico ero un periodo molto stressante e molto stancante della mia vita, forse veramente il più stancante della mia vita perché mi stavo per sposare un gran casino, ecco. Quindi il mio spirito guida, ecco, mi ha suggerito di mettere la levetta su on, la mia mente, elabora pensieri, io lì per lì sembra che non me ne accorgo, ma prima o poi me ne accorgo. Va bene, ora che vi ho fatto confondere e ho dato materiale ad alcuni per prendermi per il cul per un po' di tempo, vi saluto e quindi ciao da me, dal mio spirito guida Aquila Dorata, che abbiamo chiamato con mio marito Aquila Spennacchiata, perché giustamente associata a me Spennacchiata per tanto tempo, quindi ciao da me e da Aquila Spennacchiata, saluta Aquila Spennacchiata, quindi ciao e che le stelle siano con voi. Ciao, da quella spennacchiata.